La nostra macchina da rendering per l'ultimo CES 2017 è stato questo GS63 VR di MSI, un laptop da gaming portatile. Wow, portatile perché pesa 1,8 kg e spesso 17,7 mm da un impatto, un ingombro pari a quello di un portatile da 14 pollici. La nostra configurazione è quella uscita lo scorso autunno, processori 7 Skylake, quindi cable lake ancora non c'erano. Però una GTX 1060 con 6 GB di RAM che permette di giocare in Full HD, si sta sempre a dettagli massimi di 60 frame al secondo, mentre in 4K bisogna un po' scendere. Ma noi comunque durante l'utilizzo in fiera l'abbiamo usato principalmente per il montaggio video e quindi con Adobe Premiere e quindi con tutte le suite di editing, no, che si fanno in questi contesti. Lui si è comportato assolutamente benissimo. Tra l'altro una cosa interessante è il LED, qua vedete rosso, che diventa rosso appunto quando state utilizzando la grafica Intel HD integrata e diventa arancione quando passate, switchate alla GTX. E questo significa che dentro c'è la tecnologia Optimus che sacrifica il G-Sync sul display, non c'è, però permette appunto di fare questo switch e di guadagnare qualcosina in termini di autonomia. Ne parleremo tra poco. È una macchina che ci è piaciuta parecchio, non solo per questo discorso della portabilità, ma anche per la flessibilità del display e per la tastiera. La tastiera è molto molto comoda, non è stabilissima al centro, e questa è una questione particolare perché il laptop è tutto in alluminio, però non è solidissimo. Insomma, MSI ha dovuto accettare dei compromessi, soprattutto nello spessore di questo alluminio. Infatti, se fate un po' di pressione qua, lo vedete che flette. Però davvero è comodissima, retroilluminata, personalizzabile in tre zone, ha 2,2 mm di altezza, fa un buon feedback, dà una buona sensazione quando la utilizzate e abbinata a questo touchpad che è sì in plastica e non in vetro, però riesce ad essere davvero fluido, davvero convincente anche nelle gesture multitouch, formano un'accoppiata che per scrivere anche a lungo termine o comunque per usarlo diverse ore come è capitato a noi è davvero davvero convincente. Lato porte c'è tutto il necessario, HDMI 2.0 per l'uscita 4K a 60 frame per secondo e la piattaforma permette di decodificarlo, no? Quindi ha senso avere quest'uscita e poi Thunderbolt 3 per gestire anche due display esterni 4K per un totale di tre display esterni. E questa è una cosa fantastica perché lo portate a casa, lo collegate al monitor e ne fate la vostra postazione fissa. Salto i discorsi sulle prestazioni perché la piattaforma hardware la conosciamo ormai troppo bene e perché poi in fin dei conti, stringi, stringi, non ha affatto problemi nell'utilizzo normale. Chiaramente è una macchina super reattiva anche grazie all'SSD PCI Express, ma anche negli stress test, no? In 3D Mark oppure nello stesso Full Mark più Prime 95, lui non ha mai mostrato tracce di throttling ed è sempre riuscito a spremere al massimo la sua CPU senza perdere, senza dover ridurre la frequenza operativa. Ottima cosa. Però le temperature sono leggermente più alte, chiaramente anche dovute al telaio così compatto. Certi compromessi ci devono stare. Le macchine da gaming normali sono il doppio più alte e quindi la parte della tastiera alta a sinistra, dove ci sono le due ventole della GPU, arriva anche a 45 gradi e non è poco, mentre l'altra parte resta un pochetto più bassa. La zona tastiera nel complesso è accettabile, insomma, non è calda, non dà mai realmente fastidio. Sul fondo, inoltre, c'è questa superficie leggermente felpata che permette di migliorare questa cosa. Però dovete considerare che io lo sto provando a gennaio, fa parecchio freddo, in estate ci sarà sicuramente qualche grado in più. La luminosità mi ha sorpreso perché con queste tre ventole mi aspettavo chissà quale rumore, poi soprattutto sono tre ventole che arrivano anche a 5100 RPM durante i benchmark più intensi, però sono delle ventole che fanno un rumore soffice, quindi nessun problema da questo punto di vista, è stata assolutamente una piacevole sorpresa, soprattutto perché poi voi potete andare ad attivare una modalità eco che abbassa la CPU a 1,2 GHz e a quel punto le ventole stanno praticamente spente, le sentite davvero davvero poco e questa modalità eco vi permette di avere comunque una macchina per navigare su internet, per fare tutto quello che si fa normalmente con un computer senza andare a toccare, no, la categoria gaming o i rendering. E qui mi aggancio al discorso autonomia. La batteria è una 63 Wh, neanche tanto piccola in rapporto al peso e all'ingombro, permette però di fare nell'utilizzo, diciamo, di tutti i giorni, schermo al 50%, navigazione internet con il wifi attivo, qualche software di social come Skype, no? In background 2 ore al massimo, non ci fate molto di più. Lo schermo purtroppo non è super luminoso, o meglio 270 nits di media, che non sono pochi, però gli altri laptop da gaming di questa azienda superano abbondantemente i 300, insomma è un fattore, c'è qualcosina in più. Per il resto due vantaggi, l'impianto audio con il DAC dedicato per l'uscita cuffia che migliora parecchio, l'abbiamo sentito
sentito anche al CES 2017 la resa del vostro audio in cuffia. Ed è una buona cosa perché qua i due altoparlanti integrati non sono proprio il top, soprattutto se rapportati sempre a quella che è la categoria gaming, che di solito prevede un impianto no multicassa. Di contro non è facile da aggiornare, purtroppo. Si possono mettere massimo 32 GB di RAM, si può smontare il pannello come su tutti i laptop di questa azienda, però le RAM sono dal lato opposto della scheda madre, quindi dovete di fatto smontare tutto, disassemblare tutto, ed è una procedura non solo noiosa, ma che comunque magari potrebbe spaventare qualcuno. È tutto, ma ci sono altri dettagli su questo GS63 VR, ve le lascio nella recensione completa che ho appena pubblicato su hdblog.it. Qua sotto in descrizione trovate il link per raggiungerla direttamente insieme al solito pulsantino per mettere un mi piace e per iscrivervi al canale.